me perdi il tuo tempo, Robert. Per me niente è più grande della tua musica. Clara Schumann, grandissima musicista, completa, pianista, compositrice, grande scopritrice di talenti, didatta, madre, moglie di Robert Schumann. La storia la ricorda come una protagonista. E il gruppo Estrio mi ha chiamato e chiesto di partecipare a questo progetto, quindi sono stata chiamata a dare voce insieme a loro a Clara Schumann e ho cercato attraverso le parole e la drammaturgia appositamente scritta da Maria Grazia Calandrone di trovare il bandolo di questa matassa, di questo mondo che è difficile poter raccontare in un'ora di concerto, spettacolo. L'abbiamo trovato Crediamo di averlo trovato nel dialogo che si instaura tra la voce di Clara, che io interpreto, e la voce di Robert, che non può più parlare perché è morente e che è quindi nella musica. Tu eri incorporato nella tela sontuosa delle tue note, nello sforzo sovrumano che ti stava levando da te. Sentivi quel suono continuo nelle orecchie, che temevi ti togliesse la ragione, la nota ferma, mentre tutto altrimenti si voleva muovere, mescolare. Molto prima dei tempi riuscivo a fare quello che oggi chiameremmo il multitasking, no? Che era straordinariamente moderna e straordinariamente forte nella sua capacità di amare e di essere comunque se stessa. Clara Schumann per noi, ma non solo per noi, rappresenta un po' un simbolo di quello che è l'esempio della conciliazione. La cosa impressionante di questa donna che è riuscita a conciliare tutto è l'epoca in cui lei è riuscita a farlo. Per cui uno dice che ci è riuscita lei nell'Ottocento, ci dovrebbe essere stato uno sviluppo poi in questo tipo di problematica della conciliazione vita familiare, musicale e professionale nel tempo per cui la donna dovrebbe essere già un problema risolto. Invece non è così. Per cui Clara Schumann ha rappresentato sia dal punto di vista musicale, perché lei è stata un precursore di tutto quello che è il concertismo al femminile, la composizione al femminile, il fatto di essere un sostentamento per la famiglia, di essere un ruolo, lei è stata il sostegno del marito sotto tutti i profili, psicologico, dal punto di vista economico, è stata la prima a riconoscere i suoi grandi meriti. Quando abbiamo iniziato a suonare insieme, a turno siamo rimaste incinte. Prima è stata Laura Manzini, poi Cecilia Radice e io l'ultima. Perciò durante l'esperienza di Estro, il fatto di aver avuto questa maternità in sequenza ci ha veramente unito in una maniera incredibile, perché condividere all'interno della professione l'esperienza della maternità, poter vedere anche come le amiche e le colleghe con le quali suoni, con le quali condividi una vita professionale affrontano questo cambiamento incredibile, è stato, penso, un motivo per renderci ancora più unite. Parole come violinista, pianista sono sia maschili che femminili, si declinano nella stessa maniera. Mentre parole più importanti come maestro, per esempio, che riguardano anche i direttori d'orchestra e compositori, invece sono sempre declinate al maschile. Ci siamo abituate forse tutte a essere chiamate maestro nel tempo, ma ritengo che sia giusto invece cominciare ad abituarsi al termine diverso, cioè al femminile, perché è giusto che certi ruoli possano essere anche ricoperti dalle donne e anche ricoperti con una diversità, perché comunque ci sono delle modalità diverse anche di affrontare determinate cose. Quindi dovremmo cominciare ad abituarci.
non riuscirei io proprio a metterlo in pratica, però una forza psicologica per cui devi dimostrare che nelle situazioni di maggior tensione riesci ad essere assolutamente lucida. Quando io faccio il padre e basta, faccio il padre e basta, perché quel giorno non studio, quel giorno magari non ho concerti, quel giorno invece per una donna è molto molto diverso, perché fa sia quello che il resto, per cui la fatica è raddoppiata perlomeno. È suonare, studiare, perché per preparare un concerto bisogna studiare tutti i giorni, 2 o 3 ore al giorno, quindi è tanto. Ho tantissime allieve, donne bravissime, e addirittura devo dire che facendo un po' il paragone sono più bravi gli uomini. Perché una donna non emerge come direttore d'orchestra? Perché ancora credo che la maggioranza di professori d'orchestra è maschile.